Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Una tenebrosa ombra si è abbattuta sul mondo glamour mentre Chiara Ferragni, la celebre influencer, ha fatto nuovamente ritorno nell'antica casa di sofferenza all'ospedale, questa volta per inchinarsi al capezzale del suo coniuge, Fedez, il cui stato di salute continua a essere avvolto nell'incertezza più cupa. Nella caliginosa uscita dall'ospedale Fate Bene Fratelli, la famigerata eroina delle reti sociali è stata letteralmente circondata, avviluppata da un branco di implacabili cronisti assetati di scoop. Le telecamere hanno scattato, i microfoni sono stati protesi, ma Chiara ha gentilmente invocato un momento di solitudine, implorando con un'espressione sconvolta di essere lasciata in pace. L'influencer, scivolando via dalla folla ansiosa, ha trovato riparo in un pulmino nero fumoso, una vera e propria fuga dal maelstrom dei media che la inseguiva come avvoltoi affamati. La sua fedele guardia del corpo ha continuato a vegliare sulla sua incolumità, una figura oscura ma necessaria in questi tempi cupi. Ciò che ha colpito l'opinione pubblica è stata la reazione di Chiara, un'inattesa ribellione ai confini della disperazione. Dimostra chiaramente la profonda angoscia che si è impadronita di lei riguardo al benessere del suo amato marito. Una risposta così inaspettata da una donna che è solita incantare il pubblico con la sua gentilezza e disponibilità. Nel buio reparto di chirurgia d'urgenza e oncologica dell'ospedale Fate Bene Fratelli a Milano, Fedez è stato ricoverato il tragico giovedì 28 settembre, vittima di due ulcere intrattabili che hanno provocato una devastante emorragia interna. Ma i gelidi aggiornamenti del giovedì 5 ottobre non offrono speranza. Le condizioni di salute di Fedez restano in un limbo tenebroso, suscitando preoccupazioni profonde. Tuttavia, i medici, custodi dei segreti della vita e della morte, si sono rifiutati di sciogliersi in commenti ulteriori. Il loro silenzio è un enigma che si insinua nella mente del pubblico, lasciando spazio solo all'angoscia e alle domande senza risposta. La storia di Chiara e Fedez si svela come un dramma avvolto nel mistero, un romanzo nero di vita e morte che tiene in pugno i cuori di tutti coloro che ne seguono il destino.